Una vicenda di abusi sessuali ha destato scalpore a Modica, anche perché le presunte vittime del possibile carnefice sarebbero tutti minorenni di età compresa fra i 14 e i 6 anni. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Modica 650 uova di Pasqua con etichettatura irregolare, in particolare le uova erano prive delle indicazioni di sicurezza obbligatorie. Emergenza rifiuti in Sicilia. Per evitare il precipitare di una situazione senza ritorno, la regione avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di trasportare all'estero l'immondizia. Via libera a 9 progetti per l'internazionalizzazione delle imprese con i fondi ex Insicem, a darne notizia la ormai ex provincia di Ragusa nel corso di una riunione tra i 9 consorzi. La crisi delle aziende panarie in Sicilia al centro dell'ultima giunta nazionale di Assipan, della quale è componente il presidente regionale Salvatore Normanno, vittoriese. Ancora un saluto dalla nostra redazione. In apertura, come avete sentito, questa terribile vicenda di cronaca a Modica, sulla bocca di tutti questa storia, abusi sessuali che vedrebbe coinvolti 3 minorenni, sarebbero tutti maschi e la violenza sarebbe stata consumata da un marocchino 14enne, vittime 2 bambini di 8 e 6 anni. Sentiamo. L'orco cattivo, se dovesse essere confermata questa brutta storia, può assumere anche le sembianze di un ragazzino di 14 anni, a Modica è l'argomento del giorno che ha sconvolto la presunta quiete cittadina, ossia presunti abusi sessuali compiuti da un marocchino 14enne ai danni di 2 bambini, rispettivamente di 6 e 8 anni. Gli episodi sarebbero avvenuti lo scorso settembre, con la storia che è venuta fuori adesso, perché in quest'ora il ragazzino indagato è stato interrogato dal PM della Procura presso il Tribunale dei Minori di Catania. I 2 bambini presunte vittime degli abusi sono stati invece sottoposti a incidente probatorio. A presentare la denuncia in commissariato di quanto sarebbe avvenuto tra i 3 minorenni, i genitori dei 2 bambini, la pratica è stata poi trasmessa alla magistratura, che si è messa in azione per fare luce su quella che, se confermata, sarebbe una brutta storia che lascerebbe senza parole la comunità modicana. Il giovanissimo nordafricano avrebbe tra l'altro respinto ogni accusa a suo carico, ma il magistrato dovrà comparare le sue dichiarazioni con quelle dei 2 bambini. Da chiarire quindi se sia stata realmente la violenza confidata dalle presunte vittime ai genitori, e su questo punto, naturalmente cruciale, è puntata l'attenzione degli organi inquirenti. La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato a Modica 650 uova di Pasqua con etichettatura irregolare. In particolare, dentro le uova vi erano dei giocattoli, all'esterno però non c'erano le indicazioni di sicurezza obbligatorie. Nell'ambito di una serie di ispezioni effettuate negli esercizi commerciali del territorio ibleo in vista delle imminenti festività pasquali, i militari della dipendente tenenza di Modica hanno sequestrato 650 uova di Pasqua contenenti giocattoli privi delle obbligatorie indicazioni sulla sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei bambini. Le uova pasquali incriminate, prodotte e distribuite da una nota azienda operante nel catanese e dedita alla produzione del cioccolato, erano esposte alla vendita in 3 punti di una catena di discount di Modica. I militari hanno accertato che le uova non solo contenevano sorprese non adatte ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ma non riportavano sulla confezione esterna le dovute avvertenze circa la potenziale pericolosità degli stessi gadget. I distributori e i produttori delle uova di cioccolato sono stati quindi segnalati alla Camera di Commercio, che provvederà a comminare sanzioni amministrative fino ad un massimo di 30.000 euro. Subito dopo l'intervento della Guardia di Finanza, i distributori di zona si sono prodigati a ritirare le uova irregolari dal mercato per rietichettarle, al fine di poterle nuovamente reimmettere nel circuito di vendita. Una volta apportate le dovute integrazioni alla etichettatura del prodotto, infatti, a garanzia della sicurezza del consumatore finale e con particolare riguardo all'utilizzo delle relative sorprese giocattolo, si può procedere regolarmente alla loro vendita. Emergenza rifiuti in Sicilia. Per evitare il precipitare di una situazione senza ritorno, la regione avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di trasportare all'estero l'immondizia che non può essere accolta dalle discariche ormai sature. La situazione dei rifiuti in Sicilia è a dir poco drammatica, così in sintesi un rapporto segreto del Dipartimento regionale, dove si evince che la capienza delle discariche nell'isola è garantita fino a maggio.
e per evitare una crisi dirompente prende quota una soluzione, quella cioè di portare all'estero l'immondizia che non può essere accolta dai siti vicino all'esaurimento, e addirittura sono state anche individuate 4 mete possibili: Palma di Maiorca, Portogallo, Austria e Olanda. La soluzione non è comunque semplice, al di là delle perplessità manifestate dallo stesso governatore Crocetta. Come prima cosa, infatti, servirebbe un regolamento da parte dello Stato. Poi c'è il problema dei costi, con cifre attorno ai 150-160 euro a tonnellata, costo nettamente superiore, circa 150 euro, a quello sopportato per il conferimento della spazzatura nelle discariche dell'isola. E poi, altro quesito non da poco, chi pagherebbe? Una situazione quindi drammatica, oltre che complessa, e ce n'è abbastanza per legittimare il giudizio espresso di recente al Dipartimento regionale, ovvero il rifiuto in Sicilia è un caos organizzato e forse neppure tanto organizzato. E tutto questo mentre molti centri dell'isola, compresi i grandi capoluoghi, presentano immondizia agli angoli delle strade e cassonetti stracolmi da giorni, pessimo biglietto da visita in vista della prossima stagione estiva. Il porto insabbiato di scoglitti e la vendita abusiva di pesce sono due tra le problematiche di cui soffre al momento la frazione e che sono state poste all'attenzione dell'amministrazione comunale. Il consigliere comunale Giuseppe Incorvaia segnala in queste ore all'amministrazione comunale di Vittoria alcune difficoltà, una in particolare annosa e di difficile soluzione, che attanagliano i pescatori di scoglitti. Il porto sta per insabbiarsi, rileva Incorvaia, e stiamo parlando del problema annoso, con gli occupanti dei pescherecci che rischiano la loro vita. La storia marinara scoglittese, prosegue il consigliere del PD, ha insegnato purtroppo che il fasciame di una qualsiasi imbarcazione, sollecitato anche solo dallo strusciare sul fondale di sabbia, può cedere a distanza di miglia marine, causando il naufragio. E Incorvaia porta l'esempio dell'ex consigliere Nino Nicosia, che alcuni anni fa, assieme al suo equipaggio, rischiò di morire in alto mare, per cui l'intervento del comune è quanto mai urgente. Altro problema segnalato: la presenza al mercato settimanale del sabato a Vittoria di un commerciante di pesce che, per i prezzi praticati, rappresenta concorrenza sleale. Non discutiamo, dice Incorvaia, sulla salubrità del pesce, ma il prezzo non è sovrapponibile al pescato fresco e merita almeno di essere controllato perché è troppo basso. Anche in questo caso l'esponente del PD invita gli amministratori ad essere maggiormente presenti a tutela del pesce e del pescato. E poi una frecciatina alla polizia municipale: evitiamo, dice Incorvaia, con le contravvenzioni di punire spesso acquirenti e pescatori, e colpiamo invece gli abusivi. Sono stati intensificati nei giorni scorsi i controlli della polizia municipale di Vittoria relativi all'abusivismo commerciale. Nel mirino della squadra non aria, in particolare, gli operatori commerciali esercenti l'attività su aree pubbliche, sia all'interno del centro abitato che al mercatino settimanale. Intensificati dalla Polizia Municipale di Vittoria su iniziativa del comandante Cosimo Costa e d'intesa con l'amministrazione comunale, i controlli anti-abusivismo commerciale. Sono state riscontrate irregolarità connesse allo svolgimento delle attività senza autorizzazione o per occupazione di spazi non autorizzata o ancora per una superficie maggiore rispetto a quella prevista. All'interno del mercatino settimanale è stato inoltre effettuato un sequestro di merce contraffatta, scarpe e occhiali da sole, a carico di un operatore che alla vista degli agenti ha abbandonato la merce ed è fuggito. A carico dei trasgressori sono stati elevati 10 verbali per violazione della legge regionale che regolamenta il commercio su aree pubbliche e 12 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. L'attività di controllo svolta in questo periodo, dichiara Costa, ha permesso di individuare varie forme di irregolarità. La squadra non aria ha anche proceduto a effettuare i controlli al mercato ortofrutticolo per accertare eventuali anomalie nella conduzione dei posteggi. Grande attenzione anche alle norme del codice della strada. Nel fine settimana sono stati controllati 198 mezzi ed elevati 95 preavvisi per divieto di sosta, 88 i verbali immediatamente contestati per violazioni varie, 6 le autovetture rimosse, 4 le patenti ritirate. Gli eccessi di velocità rilevati dal telelaser sono stati 3, 45 quelli rilevati dall'autovelox. Sono stati accertati anche 2 casi di uso improprio e falsificazione di pass per disabili. A carico dei responsabili sono stati elevati verbali e gli stessi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Via libera ai 9 progetti per l'internazionalizzazione delle imprese con i fondi Ex-Insicem. Ieri alla provincia di Ragusa la riunione tra i 9 consorzi per individuare delle proposte sinergiche e condivise. Il commissario straordinario della provincia di Ragusa, Dario Cartabellotta, ha deciso di finanziare tutti i 9 progetti presentati dai consorzi di imprese della provincia nell'ambito dell'azione di internazionalizzazione delle imprese dei fondi Ex-Insicem.
Molte azioni prevedono interventi di promozione del territorio per Expo 2015 e pertanto si è ritenuto di riunire attorno ad un tavolo i referenti dei nuovi progetti per stilare un programma condiviso di appuntamenti ed eventi per la settimana in cui la provincia presenterà all'esposizione internazionale il meglio del proprio territorio. E i progetti ammessi a finanziamento per un totale di 254.000 euro interessano tra gli altri anche il Cerasolo di Vittoria Dog e Ortofrutta Vittoria. Ieri, tra l'altro, si è tenuta una riunione fra i nuovi consorsi per individuare proposte nell'ottica di una sinergica azione del territorio che possa qualificare al meglio la produzione agricola, commerciale e imprenditoriale Iblea nell'ambito della grande vetrina dell'Expo. La calendarizzazione degli eventi, inoltre, è stata affidata ad un gruppo di lavoro ristretto e proprio per accelerare la definizione del programma di concerto col tavolo tecnico provinciale dell'Expo. Domani alle 11 a Vittoria si potranno consegnare i lavori alla ditta incaricata della ristrutturazione di una casa fatiscente in via Farini. Si tratta di un immobile di 50 metri quadri con gravi problemi di umidità e con la situazione che era arrivata ormai a livelli di guardia. C'è voluta una gara di solidarietà per la raccolta fondi avviata dalla San Vincenzo De Paoli, che ha raccolto i fondi necessari appunto per rimettere in sesto l'immobile. La crisi delle aziende panarie in Sicilia, al centro dell'ultima giunta nazionale di Assipan, della quale è componente il presidente regionale Salvatore Normanno, vittoriese. Per provare a risolvere la situazione, Assipan ha già chiesto un incontro al senatore Enrico Buemi, membro della seconda commissione permanente. Con il persistere della crisi e l'acuirsi delle condizioni debitorie delle aziende di panificazione, artigiane e commerciali nella loro globalità, le aziende panarie sono in continua sofferenza economica. La problematica è stata esaminata con dovizia di particolari nel corso dell'ultima giunta nazionale di Assipan Commercio e Imprese per l'Italia, della quale è componente il presidente regionale di Assipan Sicilia, il vittoriese Salvatore Normanno. Analizzando le circostanze, sottolinea Normanno, è emersa una problematica abbastanza importante per le imprese. I rapporti bancari che utilizzano la scopertura di conto corrente, già fortemente dannosa per le aziende panarie e in generale per tutti gli utenti bancari. Utilizzare la scopertura in maniera poco attenta può far incorrere l'azienda nel protesto per mancanza di fondi o per valuta. Il soggetto interessato, che viene debitamente preavvisato dall'inizio della procedura con il cosiddetto preavviso di revoca, ha 60 giorni di tempo per pagare. Il pagamento detto tardivo comprende gli interessi legali, alcune spese di protesto e di gestione, nonché una penale pari al 10% dell'importo dell'assegno. Una situazione che, dice ancora Normanno, concorre ad allargare il fenomeno dell'usura. Penalizzare così fortemente l'imprenditore significa distruggere migliaia di attività già in difficoltà per il momento storico del paese. Ecco perché una delegazione di Assipan Confcommercio e Imprese per l'Italia sarà ricevuta a Palazzo Madama dal senatore Enrico Buemi, membro della seconda commissione permanente Giustizia. Un successo conseguito grazie alla combinazione fra spazio espositivo e clima delle feste. Questa è la motivazione che ha permesso alla Ferramenta Salvatore Leggio di Ragusa di aggiudicarsi l'edizione 2014 di Vetrina in Concorso. Cerimonia di premiazione domenica sera a Villa Orchidea con Vetrina in Concorso, manifestazione promossa da Confcommercio Provinciale col sostegno di Camera di Commercio, Commerfide e Banca Agricola Popolare. Ad aggiudicarsi il concorso la Ferramenta Leggio di Ragusa per l'intuizione, recita la motivazione, che riesce a coniugare il grande spazio espositivo col clima gioioso delle feste. Piazza d'onore invece per la libreria Oreb di Modica. Durante gli interventi che sono succeduti, rimarcato in particolare l'obiettivo di puntare sempre di più ad un'evoluzione dell'iniziativa che ne garantisca l'adeguamento ai tempi. È un'occasione molto importante, siamo alla 41esima edizione, sicuramente molto apprezzato e devo dire tra l'altro che c'è stata un'ottima partecipazione e le vetrine veramente belle, meritavano veramente. Quest'anno, dicevi bene, 41esima edizione, in effetti è un appuntamento per la nostra organizzazione abbastanza importante, significativo, perché mette in luce, mette in rilievo le vetrine, quindi l'impegno che soprattutto a Natale si cerca si fa uno sforzo in più per cercare di fare la vetrina più bella. E siamo felici che anche quest'anno c'è stata una bella partecipazione e tra l'altro anche noi come organizzazione, come Confcommercio, abbiamo voluto fare un premio molto più allargato rispetto ai 3 premiati dei scorsi anni. Quest'anno siamo arrivati a 10. Quindi quest'anno il social ha deciso anche qual è la vetrina secondo Facebook, qual è la più bella, quindi un pubblico anche diciamo social. E anche questa qua è una cosa, un'iniziativa anche simpatica. Vediamo di migliorare sempre ogni anno e mettere qualche cosa in più.
Il Comune di Ragusa, gli ordini e collegi professionali provinciali attiveranno in sinergia azioni di informazione e divulgazione finalizzate alla promozione dei benefici del risparmio energetico e dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle abitazioni private. Questa è la finalità sostanziale del protocollo d'intesa che sarà siglato tra l'ente e gli ordini professionali, il cui schema è stato deliberato ieri dalla Giunta Municipale. In occasione delle prossime festività pasquali, i plessi della scuola d'infanzia e dell'istituto comprensivo Portella della Ginestra hanno vissuto un momento comune di gioia e condivisione nella chiesa dello Spirito Santo. Accolti da Don Beniamino Sacco, hanno allietato la giornata con canti e poesie alla presenza del dirigente scolastico Angela Riolo. I bambini hanno inoltre formato una croce e realizzato un mondo a forma di cuore, eseguendo dei canti improntati a messaggi di pace. Nel cortile antistante la chiesa, inoltre, i bambini hanno fatto volare 4 palloncini a forma di lettere che componevano la parola pace, una parola di cui oggi si sente il forte bisogno. La piscina comunale di Ragusa potrà essere fruita meglio dai disabili con l'installazione di un impianto di elevazione per facilitare l'accesso in acqua. Soddisfatto il consigliere comunale Gianluca Morando, che dice è importante passo in avanti per gli impianti sportivi. La piscina comunale di Contrada Selvaggio potrà essere fruita al meglio dai disabili. Nelle prossime ore, infatti, sarà installato un apposito impianto di elevazione per facilitare l'accesso in acqua dei portatori di handicap. Lo rileva il consigliere comunale del Movimento Civico Gianluca Morando, che da un anno si è intestato questa battaglia, segnalando la necessità in aula e sollecitando l'amministrazione comunale di intervenire. A distanza di 12 mesi, spiega lo stesso Morando, possiamo cantare vittoria con un ringraziamento naturalmente rivolto all'amministrazione comunale e agli uffici preposti per aver raccolto la nostra sollecitazione. È da considerare una conquista di civiltà, perché non era possibile, rileva ancora Morando, che fossero gli operatori che assistono i disabili a scendere con gli stessi nella vasca, prendendoli in braccio e dando vita così ad uno sforzo che in alcuni casi diventava esagerato e comunque in assenza di qualsiasi canone minimo legato alla sicurezza. Ora invece, afferma Morando, tutto è destinato a modificarsi e finalmente, grazie all'utilizzo di questo dispositivo, ci sarà la possibilità di abbattere potenziali pericoli e soprattutto di calare in acqua chi ha bisogno senza alcun tipo di problema. E grazie all'installazione del dispositivo, conclude il consigliere ragusano, gli impianti comunali di Ragusa compiono un altro importante passo in avanti verso la tanto auspicata modernizzazione. Calcio adesso. Dopo i risultati di domenica in promozione, il Ragusa dice addio alle gare di playoff. La sconfitta subita a Palazzolo ha infatti pregiudicato il cammino degli azzurri e domenica prossima nel derby col Santa Croce ci sarà solo da fare i complimenti ai cugini camarinensi. Per il direttore sportivo Cesare Sorbo è stata in ogni caso una stagione fantastica. E cugini contro, la sentenza finale della stagione regolare in eccellenza, che vedrà di fronte in una sfida fratricida Modica e Vittoria, favoriti i rossoblù, sia alla luce del risultato di domenica che per il fattore campo. Alla fine il verdetto dei play-out ha decretato la sfida che nessuno si sarebbe mai immaginata alla vigilia di questo campionato. A Modica, fra 2 settimane, la scena madre di una stagione vissuta pericolosamente, e non soltanto per i fatti di Vittoria e Paternò, fra 2 formazioni che, dopo una partenza che lasciava presagire ben altro, si è poi incanalata in un percorso tortuoso. Emblematico il girone di ritorno, ad esempio, dei biancorossi, dove su 13 partite hanno raccolto ben 11 sconfitte e appena 2 pareggi contro Rosolina e San Pio X. Un cammino completamente opposto al girone di andata, dove con Campanella in panchina e la squadra costruita in estate per arrivare ai playoff, la società ha poi deciso di mandare tutto per aria, vivendo la giornata e facendo diventare di fatto il campo sportivo una sorta di ufficio di collocamento con un incredibile via vai di giocatori, molti dei quali di discutibile qualità. Ne è venuto fuori così un gruppo senza capo né collo che è subito andato a sbattere contro squadre non certo eccelse, ma almeno con una chiara identità di gioco. Ed era così lampante ad un certo punto l'inferiorità sul campo della squadra affidata nel frattempo a Sebi Catania, che a 41 anni lo stesso tecnico, per provare a salvare il salvabile, si è visto costretto a ritornare in campo. L'idea non è stata però premiata, almeno visto gli ultimi risultati. Adesso l'ultimo treno, dentro o fuori, tra 2 settimane a Modica. Ha perso intanto la provincia eblea, perché un'altra sua città scenderà di categoria. Rivediamo insieme i fatti in primo piano. Una vicenda di abusi sessuali ha destato scalpore a Modica, anche perché le presunte vittime del possibile carnefice sarebbero tutti minorenni di età compresa fra i 14 e i 6 anni.
L'orco sarebbe un ragazzino marocchino di 14 anni e le sue vittime due bambini di 6 e 8 anni, un modicane e un romeno. I fatti risalirebbero a settembre, ma sarebbero stati denunciati solo ora. Il 14enne ha intanto negato tutto. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Modica 650 uova di Pasqua con etichettatura irregolare, in particolare le uova erano prive delle indicazioni di sicurezza obbligatorie. Si tratta delle specifiche relative ai giochi contenuti all'interno, non adatti ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Le uova sono state ritirate dall'azienda distributrice. Una volta sistemate, le etichette potranno essere vendute. Emergenza rifiuti in Sicilia. Per evitare il precipitare di una situazione senza ritorno, la regione avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di trasportare all'estero l'immondizia. In particolare si tratterebbe della spazzatura che non può essere accolta dalle discariche ormai sature. La situazione dei rifiuti in Sicilia appare quindi sempre più drammatica e la capienza delle discariche è garantita solo fino a maggio. Via libera a 9 progetti per l'internazionalizzazione delle imprese con i fondi ex Insice, ma a darne notizia la ormai ex provincia di Ragusa nel corso di una riunione tra i 9 consorzi. Obiettivo adesso è individuare le proposte sinergiche e condivise. Molte azioni prevedono interventi di promozione del territorio per Expo 2015. I progetti ammessi a finanziamento prevedono una spesa totale di 254.000 euro. La crisi delle aziende panarie in Sicilia è al centro dell'ultima giunta nazionale di Assipan, della quale è componente il presidente regionale Salvatore Normanno, vittoriese. Grande attenzione è stata riservata ai rapporti bancari che utilizzano la scopertura di conto corrente. Per provare a risolvere la situazione, Assipan ha già chiesto un incontro al senatore Enrico Buemi della seconda commissione permanente. Ed è tutto per questa edizione. Prima di chiudere vi ricordo che al termine di questa edizione vedremo uno speciale dedicato al Vinitaly, uno degli speciali che abbiamo realizzato e che pian piano, giorno per giorno, vedremo appunto insieme. Grazie dunque per l'attenzione, arrivederci.